benessere animale si deve anche ad una corretta nutrizione e Zoogamma ne è ben consapevole. Corretto, ingegner Gambardella? Assolutamente sì, la Zoogamma fa parte del gruppo internazionale Mandri, che è un leader nella produzione di carne da vitello. Il benessere animale è presente nel simbolo del gruppo, dove è raffigurata la mano che si prende cura del vitello. E la Zoogamma ha vari siti di produzione in Italia, uno di questi è quello di Casalbuttano, dove ci troviamo. A Casalbuttano viene prodotto del mangime e del prodotto semilavorato per l'industria mangimistica finita. In particolare raccogliamo il siero di latte proveniente dalla trasformazione dei formaggi, in questa zona si parla di grana padano e di parmigiano reggiano, per l'ottenimento di siero di latte in polvere. Abbiamo anche una piccola linea di produzione che serve a produrre latte in polvere derivando dal fine ciclo vita dell'umano. Abbiamo poi lo stabilimento di Ghedi, dove viene prodotto del mangime finito sul mercato, e anche un'altra linea di produzione per la produzione di mangime in fibra. C'è lo stabilimento di Canedore in provincia di Mantova. Infine è da poco entrato nel gruppo Zoogamma la Serum Italia di Cazzago San Martino, dove viene prodotto del VPC 80, che è un alimento idoneo come di tipo proteico per chi fa palestre e altro. Come lei diceva, in questo stabilimento si lavora a siero del latte per produrre alcuni tipi di mangimi, quindi un processo complesso ed energivoro. Quindi qual è il vostro fabbisogno energetico in questo stabilimento e come fate fronte alle necessità elettriche e termiche? Dal 2008 in avanti la Zoogamma e il gruppo Mandri ha continuamente investito all'interno di questo stabilimento. Avviamo uno studio di fattibilità con importanti player nel settore della cogenerazione per definire quelle che possono essere le nostre esigenze in termini di energia elettrica, acqua calda e freddo. E lo studio di fattibilità porta dei numeri assolutamente interessanti, con un payback molto vantaggioso. Veniva individuata una macchina da 2,7 MW per centrare le esigenze di stabilimento e in alternativa una 3,3 MW di produzione elettrica. Il management aziendale decide di investire in una 3,3 MW che tra le due macchine doveva essere leggermente parzializzata. La scelta si dimostrerà vincente perché poi successivamente la Zoogamma avvierà un ulteriore importante investimento con l'installazione di un nuovo impianto di concentrazione, questa volta MVR, molto energetico da un punto di vista elettrico, soppiantando il TVR che invece aveva dei costi decisamente superiori ma spostato sul termico, e inoltre installa anche la nuova torre spray sfruttando le conoscenze interne allo stabilimento. La nuova torre spray vede all'interno del proprio sito, diciamo, dei recuperatori di energia sia sui fumi di combustione che sull'area di processo. Tutto questo si sposa perfettamente con quello che rappresenta, diciamo, l'energia termica, l'energia elettrica e anche il freddo ottenibile da un impianto di cogenerazione o nella fattispecie di trigenerazione. Ma alle nostre spalle abbiamo due gruppi di trigenerazione, quindi quando avete deciso di installare il secondo? Nel corso del 2017 ci rendiamo conto che c'è materia prima in abbondanza. Abbiamo ulteriori player nell'ambito del mercato lattiero caseario che vorrebbero conferire presso il sito di Casalbuttano la loro materia prima per supportare anche l'attività di produzione del formaggio. La Zoogamma in questo caso effettua un'importante decisione, cercando di spostare anche la propria produzione sul mercato del food, che rispetto al feed ha le stesse tecnologie di produzione ma paga un delta prezzo sulla vendita. Avviamo quindi la costruzione di un nuovo impianto all'interno dello stabilimento. Tutto questo non può non vedere la luce, accompagnato anche da un pari investimento nell'ambito delle risorse energetiche, ed è per questo motivo che investiamo in un nuovo impianto di trigenerazione. Il secondo impianto, quindi, quando è stato installato e le performance attese sono state confermate?
L'impianto parte a fine del 2018, in particolare nel dicembre 2018, tuttavia la vera messa a regime si ha contemporaneamente agli impianti di produzione nel corso del 2019. Le performance sono assolutamente rispettate, anche perché nel frattempo riusciamo a ridisegnare anche il layout del primo impianto di cogenerazione, ridistribuendo meglio l'utilizzo del termico e anche dell'acqua fredda e del vapore. Questo ci dà delle garanzie di performance non solo sul secondo impianto, ma anche sul primo impianto. Basti considerare che il gruppo 1 ha prodotto circa 182.000 megawattora come energia elettrica e ha utilizzato circa 88.000 megawattora come acqua calda, 60.000 megawattora come vapore e ha risparmiato in questo contesto 87.000 tonnellate di CO2 emessa. Il gruppo 2 invece è molto più recente, dal 2019 in avanti produrrà 60.600 megawattora di energia elettrica e utilizzando nel contempo 31.000 megawattora di acqua calda, 23.000 megawattora come vapore e risparmiando 30.000 tonnellate di CO2, quindi delle performance di assoluto rispetto, con una fortissima attenzione all'ambiente. Perfetto, quindi a questo punto il vostro investimento nella cogenerazione termina qui oppure avete in mente di replicare il successo in altri siti del gruppo? In questo sito siamo abbastanza saturi, abbiamo raggiunto sicuramente un buon livello di saturazione, anche se ci stiamo espandendo dall'altra parte dello stabilimento con un nuovo impianto di magazzino e infustaggio. Però abbiamo avviato e sto curando uno studio di fattibilità anche presso altri siti. Non è detto che presto si possa parlare di un gruppo di cogenerazione 3, non in questo sito, ma in altre aziende del gruppo.